Buonasera, buonasera. Senta, questa sera avrei una serata fra amici, sa, con i pseudo intellettuali di sinistra. Volevo portare qualcosa, non so se avete qualcosa qui per fare bella figura la sera. Guardi, abbiamo un sacco di prodotti che veramente qui può fare una serata eccezionale. Aveva qualcosa in mente? Ma guardi, così per stare un po' nel generale, pensavo, che ne so, magari qualcosa sulle differenze di genere, il mondo LGBT. Ah, su quella roba lì ho un sacco di roba. È un argomento abbastanza vasto. Va bene per tutto il pasto questa roba qua. Iniziate con quello lì e potete anche arrivare tranquillamente a fine al dolce. Però, guardi, così le dico che forse qualcosa di più specifico a volte è più apprezzato. Ma effettivamente, pensando un po' al tema, non potrebbe essere, che so, l'asterisco. Guardi, l'asterisco è evidentemente un grande classico ormai di tutte queste conversazioni un po' radical chic, se mi permette un po' il termine. Però, se vuole fare veramente bella figura, tra l'altro mi è appena arrivata in una confezione nuova con dentro anche i libri, è la schwa. Con la schwa lei mi fa un figurone proprio clamoroso, capito? Perché mi prende davvero tanti temi. Poi dentro ci sono gli approfondimenti nella confezione, la Murgia, Veragheno, la scuola finlandese. C'è tanto da parlare. Ah, la Schwa! Ciao a tutte! Nessuno escluse! Che poi sembra anche un po' pugliese, sai, i miei parenti sono di giù. Questa qui è una roba che sta bene con tutto, capito? Cioè, è sia di moda che di nicchia. Mi fa un figurone con questa. A livello di dignità e di buon senso, le costa un po' di più. Le costa un pochino, adesso non so lei quanto credito sociale abbia. Ma guardi, io sono un cittadino onesto, vado sempre a Circolo Arci così, pago le tasse, per cui il mio credito sociale è abbastanza alto. Anzi, questi qui sono tutti amici del circolo che facciamo le manifestazioni, il Friday for Future, quelle robe lì insieme. Ma cambiando argomento invece, e se io scegliessi una roba un po' diversa, tipo una questione dell'immigrazione, l'inclusione dello straniero. Ma guardi, questo è un argomento che va sempre bene. Un argomento va sempre bene, soprattutto verso fine pasto, col dolce così. Oddio, non è più un prodotto di punta. Quando c'era Salvini al governo ne vendavamo, che veramente, guardi, ho svuotato i magazzini subito. Perché questa roba faceva parte del pacchetto e dentro però c'era anche l'inclusione e l'immigrazione. Non si vende più come una volta, insomma, però ci fa ancora la sua bella figura. Anzi, se mi unisce la schwa con questo, la serata è garantita, Non solo il punteggio sociale, ma anche se ha qualche mira fra queste persone qui, a casa da solo non ci va, glielo dico io, cioè qui il rischio è alto, Guardi, mi ha convinto, mi costerà un po' di più di dignità, però insomma, ce l'ho, ho la tessera, insomma, punti. La prossima volta vengo e magari parliamo un po', mi servirà dell'ambientalismo del Greta Thunberg la prossima volta. Guardi, arriva roba nuova anche la settimana prossima. C'è la manifestazione a Milano.